oggi. Ma sono le 16. Una nuova puntata. Mi ripiglio un attimo, Sigla. Ciao a tutti e benvenuti all'appuntamento con i CineFX on Demand numero 10. È un traguardo importantissimo. Sapete cosa vuol dire il fatto che questa sia la puntata numero 10? Che ne ho fatte 10. Messaggino promozionale breve, breve, giuro, perché è uscito il teaser di Juliet dei Maudit. Andatevelo a guardare, fatemi sapere cosa ne pensate. Settimana prossima esce il video. Maudit si stanno cagando sotto. Un po' anch'io, perché non so come verrà recepito questo video. Abbiamo messo una vita a organizzarlo con Chiara, Patrizio. Beh, il 22 esce, mi saprete dire. Allora, facciamo subitissimo il concorso Sgamala T-shirt Contest. 3, 2, 1, via! Sgamala T-shirt Contest! La maglietta di oggi non è proprio immediata come quella di settimana scorsa, ma dai che l'avete capito, io confido in voi. Ma partiamo subitissimo con l'appuntamento di oggi. E oggi vi volevo parlare di un film che quando uscì, io ero ragazzino, lo vidi al cinema e risi dall'inizio alla fine, senza mai smettere praticamente. Ed è Ace Ventura. L'avete visto Ace Ventura? Tu laggiù non hai visto Ace Ventura? Ti vedo, hai detto no? E allora perché hai detto no se l'hai visto? Ma che gente c'è su sto canale? Quel divertentissimo film con Jim Carrey me l'avete chiesto in due, e precisamente Silvio Costa e Luca Folegnani. Vi ricordate la scena in cui a un certo punto Ace Ventura capita nel locale pieno di metallozzi, che c'è la band ultra metal che suona? Bene, quelli sono i Cannibal Corpse e sono la band preferita di Jim Carrey e li ha voluti lui nel film. Quindi la presenza dei Cannibal Corpse in Ace Ventura la dobbiamo al volere di Jim Carrey. E ci siamo cinefaxati così anche Ace Ventura. Proseguo con un film che mi avete chiesto anche questo in due, ed è un film dove c'è il maestro. Chi di voi segue Cotte Frullato sa già di chi sto parlando. Tra l'altro, parlando del maestro, ieri è uscita la prima puntata della nuova stagione Cotte Frullato Z. Non sono ovviamente io che devo fare pubblicità a Cotte Frullato, a circa 90 volte gli iscritti che ho io, però ieri è uscita Z. Vogliamo sapere che cosa ne pensate, quindi se volete potete scrivermelo anche qui a me, oltre che scriverlo di là. L'avete aspettata 18 mesi, ci siamo fatti un mazzo così, abbiamo fatto le 4 di mattina, più volte, organizzare, girare, avete idea? Il film con il maestro è Predator, film che mi è stato richiesto da due di voi, Francesco Pandini e Matteo Bison, o Bison, ma quello di, Mr. Bison. Non si è mai capito se era Mr. Bison o Mr. Bison. Io non lo chiamavo un po' come volevo. Fight. You dude. Avete presente l'alieno di Predator che ha una bocca con queste mandibole allucinanti che ride in quel modo veramente orrendo? Una cazzo di faccia. Ecco, in realtà, originariamente, l'alieno di Predator non era quell'alieno lì. Era innanzitutto interpretato da Jean-Claude Van Damme. E poi aveva un design completamente diverso, che merita di essere visto. È questo qua. Ma che cosa che è? Ma che è? Ma che schifo! Sembra un incrocio tra un serpente e una puzzola. Lo so che non assomiglia a un incrocio tra un serpente e una puzzola, ma non sapevo cosa dire, ho detto la prima roba che mi è venuta in mente. Anche te, oh madonna! Con l'alieno di queste fattezze hanno girato un bel po' di scene, ma Jean-Claude Van Damme innanzitutto continuava a lamentarsi, a rompere le balle. A un certo punto ha capito che il suo nome non sarebbe neanche apparso nei titoli e quindi ha rotto ancora di più le balle. I produttori non erano contenti e a un certo punto gli hanno detto: Jean-Claude, sai che c'è? Vai! E hanno cambiato anche lo styling dell'alieno, che sinceramente forse è abitudine, ma io lo preferisco per quello che è stato dopo. Voi lo preferivate com'era prima o com'è adesso? Potete scriverlo qua nei commenti. Un'altra cosa su Predator è che per le scene in cui l'alieno si sposta tra la giungla avevano avuto un'idea geniale. Hanno detto: mettiamo la tutina che poi verrà coperta con gli effetti addosso a una scimmia. Si muoverà tra gli alberi. Noi la riprendiamo e poi dopo sembra l'alieno. Tutto molto bello come intenzioni. Il problema è che quella che non era d'accordo maggiormente era la scimmia, che continuava a togliersi la tuta. E alla fine non l'hanno fatto neanche quello. Predator è stato abbastanza incasinato come inizio, Però poi alla fine ne hanno fatti... Quanti ne hanno fatti? Tipo, a quanto sono? Al 12? Adesso cosa fanno? Il reboot? Fanno il prequel di Predator. Il prequel reboot
del remake contro Alien, ma non Alien, il reboot del remake di Alien. Usando il Predator vecchio, a Hollywood stanno impazzendo in questi ultimi anni. Ma d'altra parte, se a Hollywood ci fossero solo produttori e sceneggiatori sani di mente, noi non sapremmo di che cosa ridere. Ghostbusters 3, Indiana Jones 5, Ritorno al Futuro 4, il seguito dei Goonies. Ma che cosa cazzo? Beh, io proseguo con un film che invece dimostra che ogni tanto Hollywood ci azzecca, ed è Drive, che personalmente mi è piaciuto un casino, come atmosfere, come regia, Refn, a me piace. Drive anche qua, me l'avete chiesto in due. Nero Pain 98 e che sarebbe successo se... Se? Vabbè. Allora, il protagonista di Drive è quel gran figaccione di Ryan Gosling, che se la intende un po' con quella gran vignettina di Carey Mulligan. Praticamente non si dicono quasi nulla durante tutto il film, continuano a guardarsi. Lei guarda lui, lui guarda lei guarda lui guarda lei. E un po' tutto il film è così, ma non è stata proprio una scelta precisa di sceneggiatura. L'hanno scelto soprattutto i due attori, perché sia la Mulligan che il Gosling hanno deciso una volta sul set di non dire gran parte delle battute che avevano sulla sceneggiatura, perché secondo loro il rapporto tra i due personaggi era più una questione di sguardi. Lui guarda lei. Una buffa coincidenza invece che riguarda Drive coinvolge in prima persona Bryan Cranston, il grandissimo interprete di Breaking Bad. Bryan Cranston nel 1998 aveva lavorato ad un episodio di X-Files chiamato Drive, e fu allora che conobbe lo scrittore e autore televisivo Vince Gilligan, che poi, impressionato dalla parte che Bryan Cranston fece in Drive, lo chiamò per fare Walter White, parte che recitò talmente meravigliosamente che poi lo portò ad avere un ruolo in Drive. Che casino! È tutta una rotonda, eh? Una rotonda, Drive, la rotonda... Sono gli incroci della vita, gli incroci da quando ti si accendono i semafori verdi nella vita, i semafori... Sì, basta, lo so, smetto. Ah, ultima cosa su Drive, visto che parlavamo di guidare, eccetera. Nicholas Winding Refn è stato bocciato all'esame per la patente 8 volte. E tu fai un film che si chiama Drive. E sono quei testa coda che nella vita... BASTA! Concludiamo la puntata di oggi con uno dei film che mi avete richiesto di più in assoluto, ovvero Matrix! Me l'avete chiesto in 11! Christian Rossi, Dario Ferro, Eugenio Magni, Locos, Marco Majorana, Mlkd Mashup Space, TJ8V, Vladimir Cannone, Weapon X147, Yu-Chan e... Matrix lo conosciamo tutti, il film 99, i fratelli Wachowski, Neo, l'Electo. Forse però non sapete che i Wachowski, per produrre Matrix, si sono fatti un mazzo non indifferente, nel senso che avevano chiesto alla Warner un budget attorno agli 80 milioni. La Warner si è messa a ridere e gli ha detto: ma dove cazzo dovete andare? Ve ne diamo 10. I Wachowski si sono guardati e hanno detto: beh, paura, prendiamocene 10. Hanno preso quei 10 e con quei 10 milioni di dollari hanno fatto i primi 10 minuti del film. E avevano già finito i soldi. Poi però con quei 10 minuti del film sono tornati alla Warner e gli hanno detto: Warner, abbiamo finito i soldi, però abbiamo fatto questo qua. Cioè, il film sarebbe con questa atmosfera qua. Che ne dici? La Warner l'ha visto e ha detto: ma sai che c'è? Ti do anche tutti gli altri soldi che mi avevi chiesto prima. Ma perché a noi non succede mai sta roba? Poi un'altra cosa buffa di Matrix sono i cast mancati, nel senso che Jean Reno doveva fare l'agente Smith, ma poi ha preferito fare Godzilla. Gillian Anderson, la Scully di X-Files, non mi fate dire le cose che sanno tutti, su... doveva fare Trinity. Gary Oldman e Samuel L. Jackson dovevano fare Morpheus. Ma la cosa più divertente è Will Smith, che gli hanno offerto il ruolo di Neo, ma lo ha rifiutato perché ha detto: non mi era tanto chiara l'idea della sceneggiatura e avevo paura di fare una figura del cavolo, e quindi ho preferito fare un film che all'epoca avevo capito molto di più ed ero conscio di poter fare meglio, ovvero Wild Wild West. Will Smith, se non l'hai fatto all'epoca, sei ancora in tempo per licenziare il tuo agente. E abbiamo finito anche oggi, termina così questo 10° appuntamento con i Cinefax on Demand. Questo vuol dire che ho risposto a 40 film che mi avete chiesto qua sotto voi nei commenti. Continuate, perché arriveremo a 400, arriveremo a 4000, 40.000, 400.000. Ah, non li hanno fatti 400.000 film. Anche perché 400.000 settimane, zio. Io come al solito e come ogni fine video vi ricordo di iscrivervi a questo canale YouTube. Vi ricordo di diventare fan della pagina di Cinefact. Ho detto fan. Diventare fan della pagina Facebook dei Cinefact. Scrivetemi qua sotto i Cinefact che desiderate vedere.
e io ve li farò. Cosa posso fare di più per dimostrarvi che li faccio? Farli, esattamente come faccio. Che discorso è? Ci vediamo settimana prossima con un'altra infornata di CineFact e un altro fantastico Sgamala T-Shirt Contest. Chissà chi vincerà.